Piove a tratti su Genova, ma c'è vento. Il pubblico non si è comunque fatto intimidire dalle condizioni atmosferiche. Bel colpo d'occhio quello che offre Marassi, tutto rosso-blu. Trasferta infatti vietata ai tifosi romanisti. Genoa-Roma, terza contro seconda e dunque aria d'Europa, aria che si respira qui nello stadio genovese. Genoa per sorprendere e confermarsi, Roma per rosicchiare qualche punto alla Juventus e dimenticare la delusione di Champions. Roma senza De Rossi che è squalificato, ma anche senza Totti che comincerà dalla panchina. Genoa senza Kučka, infortunato. Queste le formazioni delle squadre. Gasperini e Garcia sposano entrambi il 4-3-3. Cominciamo dal Genoa. Genoa che schiera Perin tra i pali, poi Roncaglia, Burdisso, De Maio e Antonelli dietro, Rincon, Bertolacci e Sturaro in mezzo, Iago, Matri e Perotti davanti. La Roma risponde con De Santis tra i pali, Olebas, Astori, Yanga, Biwa e Maicon dietro, Pjanic, Keta, Nainggolan in mezzo e poi le trio Gervinho, Florenzi, Liaic. Dunque Florenzi al posto di Totti almeno in avvio della partita. Il campo è allentato ma sembra in condizioni accettabili. Ricordiamo anche che a dirigere il confronto è chiamato il signor Banti di Livorno. A te Corsini. Genova. Davvero decisivo Perin, un minuto fa Perin il portiere del Genoa, decisivo prima sullo scatenato Gervinho che si è fatto luce in mezzo a un nugolo di avversari in area di rigore, ma è stato anticipato da un'uscita coraggiosa e perfetta da parte del portiere genuano. E poi Perin si è ripetuto anche su Liaic che sulla corta respinta aveva tentato la conclusione. Davvero importanti gli interventi di Perin in questa fase della partita nella quale il Genoa sta soffrendo gli attacchi della formazione di Garcia. Nainggolan in area di rigore, esce Perotti, lo atterra, calcio di rigore. Esce Perin e a terra Nainggolan, calcio di rigore decretato dall'arbitro in favore della Roma. A Roma che era partita con un'azione di rimessa davvero molto rapida, bravo Pjanic a trovarsi al limite dell'area di rigore, ma anziché tentare egoisticamente la conclusione ad aprire verso Nainggolan che arrivava libero da marcatura sulla sinistra. Inevitabile l'uscita da parte di Perin che ha cercato il pallone ma ha preso in pieno le gambe dell'avversario e lo ha steso. Un calcio di rigore credo incontestabile, malgrado ci siano proteste da parte dei genuani che sono in questo momento in torno all'arbitro Banti che, ripetiamo, ha concesso un calcio di rigore in favore della Roma. Siamo al 29esimo minuto, superato da qualche secondo, e ci sarà il calcio di rigore in favore della squadra giallorossa. Vediamo se il fallo di Perin è stato considerato da ultimo uomo. È così, viene espulso il portiere del Genoa Perin, solo davanti a Nainggolan, ha cercato di fare l'unica cosa che poteva fare, uscire, è stato sfortunato, ha preso il piede, la gamba dell'avversario e lo ha steso. Dunque Perin è costretto a lasciare campo, sta per entrare in campo al suo posto il secondo portiere Lamanna. Naturalmente noi ci fermiamo in attesa dell'esecuzione del calcio di rigore. Vi diciamo che siamo giunti al 30esimo minuto nel primo tempo, il parziale di 0-0, Perin espulso, calcio di rigore in favore della Roma. A tra poco linea Udine. Attenzione minuto, Dotto, vai. Interviene Marassi, Liaic è pronto, l'esecuzione del calcio di rigore in favore della Roma. È uscito Perin, è entrato Lamanna che sta difendendo la porta del Genoa. Al suo posto, al posto del nuovo portiere è dovuto uscire Falche, dunque Genoa che giocherà in 10. Parte Liaic, il tiro, la parata di Lamanna che devia il pallone, poi si oppone anche al tentativo di ribattuta da parte di Florenzi e naturalmente festeggiato dai suoi compagni di squadra. Lamanna che è appena entrato in campo, ancora freddo, è riuscito a neutralizzare il calcio di rigore battuto da Liaic. Ricapitoliamo, 0-0 tra Genoa e Roma. Liaic fallisce un calcio di rigore per la respinta di Lamanna, è uscito dal campo Falche, Iago Falche per il Genoa, espulso Perin, Genoa in 10, parziale che non cambia. Genoa 0, Roma 0, linea di nuovo adotto. Ma la Roma continua nella sua inarrestabile e incessante azione offensiva con fraseggi stretti. Adesso si presenta con Nainggolan al limite, il tiro di Nainggolan e la palla bloccata a terra da Lamanna che riceve ancora applausi dal pubblico di Marassi. A chiudere sul primo palo Farias. Roma in vantaggio, Roma in vantaggio al 40esimo minuto di gioco, tiro da fuori perfetto di Nainggolan, cambia il parziale, Genoa 0 Roma 1, a te la linea. E dunque la Roma in vantaggio, si è coordinato davvero in modo spettacolare Nainggolan, una semigirata dal limite dell'area di rigore, qualche metro al di fuori dell'area di rigore, è uscito un tiro angolato sul quale nulla ha potuto Lamanna, palla che si è infilata sferrando il palo alla sinistra. Astori per Yanga Miwa, mentre mancano 30 secondi alla fine del primo tempo, la Roma prova ad interrompere, il Genoa prova ad interrompere, ci riesce con questo lancio per Matri, area di rigore, il tiro, la parata di De Santis che si distende a sinistra e neutralizza
la conclusione da parte di Matri, che era stato imbeccato molto bene da Sturaro. Rapidi questi rovesciamenti di fronte, che sono una delle caratteristiche tattiche del Genoa, e questa volta il Genoa ha rischiato di far male alla Roma. Bravo De Santis a neutralizzare il tiro, peraltro non troppo angolato. Ricordiamo che il primo tempo si è chiuso con la Roma in vantaggio sul Genoa per 1-0. Partita sicuramente gradevole, il Genoa resiste alla Roma superiore tecnicamente fino al 40esimo, quando Nainggolan risolve con una semigirata spettacolare da fuori area. Sull'azione abbiamo ricostruito l'episodio nell'intervallo. Il Genoa protesta per una simulazione di Liae, cioè che vola a terra al limite dell'area di rigore, comunque fuori dall'area di rigore. Il Genoa avrebbe voluto l'intervento dell'arbitro per la sospensione dell'azione, il calcio di punizione in favore del Genoa e il giallo per il romanista. Invece Banti ha fatto proseguire e la Roma ha realizzato proprio con la rete di Nainggolan il gol dell'1-0. Il Genoa con il suo secondo portiere La Manna aveva anche neutralizzato un calcio di rigore di Liae, cioè al 31esimo. Perin era uscito su Nainggolan, atterrato in piena area di rigore, e per questo tra l'altro il primo portiere del Genoa è stato espulso. Dunque Genoa in 10, tra i migliori nella Roma sicuramente Maicon, oltre a Nainggolan. Antonelli e gli altri fanno grande fatica soprattutto a fermare il brasiliano. Avanza Florenzi, salta l'avversario che poi torna su di lui. Florenzi finisce a terra sull'intervento da parte di Rincon, perde la palla, regolare l'azione di Rincon che poi finisce a terra sul ritorno di Florenzi, regolare anche questo contatto. Florenzi per Liae, c'è lato corto dell'area di rigore, arriva Nainggolan, anziché concludere cerca Gervinho che lascia sfilare il pallone per Maicon. Dal fondo il brasiliano cerca il cross, area di rigore, poi in qualche modo La Manna riesce a controllare, a bloccare un pallone che maliziosamente si stava indirizzando verso la linea bianca. Lo recupera, lo tiene stretto tra le braccia prima di effettuare il calcio di rinvio. E devo dire che la inferiorità numerica, intanto Gervinho, area di rigore, Gervinho sbaglia, porta vuota, errore da parte di Denilson, che aveva sostanzialmente aperto la via verso il gol a Gervinho. Gervinho si è trovato solo in area di rigore di fronte alla manna e praticamente con la porta completamente spalancata ha cercato il tiro angolato sul secondo palo, ma ha fallito il bersaglio. La palla è uscita sul fondo, grande occasione per la Roma di chiudere sostanzialmente la gara portandosi sul 2-0. Stavamo dicendo Genoa in 10 uomini, ma dobbiamo dire per il grande movimento e per la grande abilità anche tattica della squadra genoana, in merito questo sicuramente di Gasperini, questa inferiorità non si nota, diciamo così, a prima vista, anche se immaginiamo le difficoltà che la squadra sta incontrando in campo in questo istante. Keita avanza, palla indietro, vediamo avanzare anche Pjanic che serve a Gervinho. Gervinho veloce, area di rigore, in mezzo arrivava di corsa Florenzi che non ha controllato il pallone, che gli è arrivato però dobbiamo dire sui piedi, non l'ha gestito bene anche perché è disturbato in fase di marcatura, e dunque l'azione è sfumata. 33 minuti trascorsi, il parziale Genoa 0 Roma 1 Udine, mentre la Roma che conduce per 1-0 attacca, e attacca con Olebas che si ferma al limite dell'area di rigore, serve Pjanic, il tiro sul fondo, gran destro di Pjanic, potente, leggermente esterno rispetto allo specchio della porta, difesa dalla manna. Genoa Roma. Iturbe ha fallito il 2-0 per la Roma qualche istante fa sul cross di Florenzi, era praticamente solo in area di rigore, ha cercato il colpo di testa, non si è coordinato al meglio, forse poteva addirittura stoppare il pallone. Sta di fatto che il colpo di testa di Iturbe è finito ben oltre la traversa. Ancora Perotti, contrasto di spalla di Olebas su Perotti, la palla finisce sul fondo, non c'è calcio d'angolo, ma Perotti reagisce in maniera molto troppo vivace nei confronti di Olebas per quella spallata che evidentemente lo aveva indisturbato, anche perché Olebas stava cercando di collocare il pallone sul fondo per il rinvio di De Santis, mentre l'arbitro, aiutato dai suoi assistenti, aveva concesso il calcio d'angolo in favore del Genoa. Perotti lo batte adesso, la palla in area di rigore, schiaccia sotto misura, realizza il Genoa! La rete è stata realizzata da Rincon proprio nei secondi finali, il pareggio del Genoa, ma vediamo che l'arbitro annulla. La bandierina del suo primo assistente alta ha annullato il gol del Genoa, evidentemente per il fuorigioco di Rincon che si trovava nell'area di porta al di là della linea dei difensori giallorossi. Rete annullata, dunque l'urlo di Marassi si strozza nella gola dei tifosi genuani. Rincon stava esultando. Scusa Cucchi, è terminata la partita anche al Tardini. Parma 0 Cagliari 0, a te la linea. Grazie Monaco.
stava esultando Rincon, stava correndo verso il centro del campo e anche lui si è fermato quando si è reso conto che la rete era stata annullata. Siamo ormai in chiusura di partita, la Roma è in vantaggio 1-0, la rete di Nainggolan al 40° del primo tempo. Il Genoa prova ancora sul calcio di punizione, un lungo lancio nell'area di rigore giallorossa. Yang Ambiwa senza troppi complimenti, il campanile, la palla che si impenna, il triplice fischio del signor Banti. Finisce qui Genoa-Roma, i fischi del pubblico di Marassi deluso, i fischi anche nei confronti dell'arbitro che non è stato evidentemente apprezzato qui al Ferraris. La Roma espugna Marassi 1-0, la rete di Nainggolan al primo tempo. Corsini. E andiamo allora con i commenti, cominciando proprio da Marassi, la vittoria preziosissima della Roma in casa del Genoa. Riccardo Cucchi. E accenni di rissa Filippo Corsini, proprio mentre le squadre abbandonavano il campo. Adesso stanno imboccando l'ingresso degli spogliatoi, la Roma è fischiata dal pubblico di Marassi, accenni di rissa con un Olebas molto arrabbiato che mostrava la caviglia al direttore di gara. Non vorremmo che nella concitazione degli attimi finali a gioco fermo qualcuno lo abbia colpito. È stato necessario l'intervento non soltanto dell'arbitro e dei suoi assistenti, ma anche dei dirigenti delle due società perché la situazione non degenerasse. E dobbiamo dire che il pubblico di Marassi continua a fischiare la Roma che sta guadagnando gli spogliatoi. La Roma dunque avvicina la Juventus con questo successo qui a Marassi per 1-0, avvicina la Juventus perché in questo momento i giallorossi sono a quota 35 contro i 36 punti dei bianconeri. Partita davvero difficile per la Roma che dopo aver fallito un calcio di rigore con Liaccio al 31° ha trovato il gol con Nainggolan al 40° del primo tempo, un'azione però che è stata contestata dal Genoa per una simulazione di Liaccio che l'arbitro non avrebbe punito e dunque non interrompendo l'azione avrebbe poi consentito a Nainggolan di concludere in rete con la bella girata che ha portato in vantaggio la Roma. Dobbiamo dire che il Genoa malgrado in 10 ha giocato comunque una partita davvero di spessore, uno spessore tecnico che sicuramente c'è ma soprattutto con grande tenacia e grande agonismo, ma è evidente la superiorità tecnica della Roma ha avuto la meglio quest'oggi qui a Marassi. Confermiamo il parziale Genoa 0 Roma 1, Elina Corsini.